Porto Noleggio Alidama è il leader nel settore del noleggio a breve e lungo termine. La nostra flotta è costituita da utilitarie medie e alta gamma per aziende, privati e professionisti. Inoltre disponiamo di van, minivan, furgoni, furgoni frigo e pulmini 9 posti. Autonoleggio Alidama, qualità e assistenza nell'autonoleggio. Dopo 4 giornate dall'ultima volta, il Monte Giorgio torna a festeggiare la vittoria. Il Tamburrini porta fortuna ai rossoblu che conquistano il derby contro il Tolentino grazie al rigore trasformato da Pampano nella ripresa. Monte Giorgio che fa festa dunque, Tolentino invece che esce a testa bassa dal campo prolungando la striscia negativa. Gara molto equilibrata quella fra rossoblu e Cremisi che alla fine, come prevedibile, si risolve grazie agli episodi. Monte Giorgio in completo bianco che si schiera con il consueto 4-3-3, mister Gianluca De Angelis è assente causa influenza al suo posto, in panchina c'è il vice Andrea del Gatto. Davanti manca lo squalificato Albanesi, tridente in cui trovano spazio quindi Pampano e Cardoni ai lati di Antichi. Resta invece in panchina per Pepai che lo scorso maggio, proprio contro il Tolentino, segnò la rete che regalò la salvezza diretta al Monte Giorgio. Tolentino invece che si presenta al Tamburrini in maglia nera con banda Cremisi. Mister Mattoni sceglie il 4-3-3, Marcelli giostra in cabina di regia, mentre nel tridente offensivo ci sono Alaia e Lattanzi a supporto di Vitiello. Match che inizia con il Monte Giorgio che prova a fare la partita, mentre gli ospiti si difendono con ordine provando a colpire in contropiede. Al settimo, ingenuità di Moro che intercetta la palla con le mani fuori dall'aria ma viene graziato dall'arbitro che decide di estrarre soltanto il giallo. Sugli sviluppi della punizione del seguente, Morgandi va sul fondo e mette in mezzo per Cardoni, che ci prova di testa, ma Moro si riscatta salvando sulla linea. Il Monte Giorgio sembra avere maggiore brio, al 23esimo avrebbe un'altra occasione per trovare il vantaggio. De Angelis recupera palla al limite dell'area e lancia Pampano, che si ritrova un'autostrada per correre verso la porta avversaria. Arrivato al limite dell'area però l'attaccante calcia malamente, sprecando tutto. 4 minuti dopo i padroni di casa recriminano per un tocco di mano in aria sul colpo di testa di Monza, ma l'arbitro non ha dubbi e lascia proseguire nonostante le proteste. Due lampi che però non riescono a far decollare una partita molto contratta con le due formazioni che non concedono un grande spettacolo al pubblico presente. Nella ripresa le due formazioni si presentano sul terreno di gioco senza effettuare sostituzioni. La gara sembra però vivacizzarsi fin da subito. Il Tolentino trova la prima vera conclusione verso la porta di casa con Tizzi che riceva al centro dell'area e calcia, ma Ferconesi è attento e para. Il Monte Giorgio, 4 minuti dopo, con una doppia chance incredibile, spreca la possibilità di passare in vantaggio. Pampano crossa in mezzo trovando Cardoni che di testa colpisce la traversa. La sfera torna sui piedi di Monza che ci prova a botta sicura, ma Moro si salva in tuffo. Sul capovolgimento di fronte Tizzi va al cross basso, la palla attraversa tutta la linea di porta senza che nessun calciatore Cremisi riesca a deviarla in rete. L'episodio che cambia in qualche modo la partita arriva al 21esimo quando Marcelli, già ammonito, commette fallo su Perpepai in ripartenza e rimedia il secondo giallo lasciando così il Tolentino in 10 uomini. Il Monte Giorgio allora, vista la superiorità numerica, decide di appesantire l'attacco con l'ingresso di Tenkorang per Santoro. Al 36esimo Moro si supera sul tiro di Cardoni, ma l'arbitro fischia un fallo di Salvatelli sull'attaccante con rigore ed espulsione per il calciatore Cremisi che lascia così la sua formazione in 9. Dal dischetto si presenta Pampano che spara una botta forte sotto la traversa trovando la rete del meritato vantaggio rosso-blu. Il Tolentino sotto di 2 uomini e di un gol deve rincorrere, ma per i Cremisi la vita è davvero dura. Perché sul forcing che apportano il Monte Giorgio prova a ripartire in contropiede, ma per ben 2 occasioni i rossoblu sprecano la possibilità di raddoppiare. Al triplice fischio è quindi il pubblico rossoblu a poter festeggiare finalmente la vittoria, mentre il Tolentino viene richiamato dai suoi supporter sotto al proprio settore. Mister Del Gatto, dopo 4 partite tornate a vincere, era una gara molto equilibrata, stavolta però la fortuna è stata dalla vostra parte. Io non parlerei di fortuna, parlerei che in un campionato alla fine le partite dove magari gira meglio o gira peggio si equivalgono, e oggi al di là di questo aspetto, se vogliamo puntualizzarlo, c'è stato anche l'aspetto che la squadra ha voluto portare a casa quello che ci avevamo prefissato in settimana con Mister De Angelis, che purtroppo saluto, sta a casa che ha la febbre.
quindi possiamo essere solo soddisfatti della prestazione dei ragazzi. Poi la partita è stata una partita molto equilibrata, all'inizio molto nervoso, due squadre che sapevano l'importanza della partita e quindi badavano più a non prenderle che a darle. Poi il secondo tempo è stato lo stesso equilibrato, fin quando magari gli episodi siamo stati bravi a portarli dalla parte nostra e a crederci fino alla fine. Mister, una partita decisa da un episodio nel finale, come vede questa prestazione del Tolentino? Sapevamo che una partita probabilmente sporca, non bella, tra due compagini che magari vengono da un momento negativo. Noi come squadra stiamo pagando un po' il periodo, inizialmente eravamo un po' impauriti e non ci possiamo permettere queste qui, al di là degli episodi, non so neanche quello che è successo, mi sono trovato in 9 in pochi minuti, ma quello che ci dobbiamo un attimo dobbiamo far riflettere è che non possiamo essere accompagnati dalla paura. Questa squadra non deve venire su ogni campo e deve cercare di liberarsi di questo fardello, perché sennò facciamo fatica, dobbiamo lottare su ogni palla, ogni contrasto, noi ogni minuto della gara è un minuto della vita e non ci possiamo magari permettere disattenzioni, poi non so gli episodi, quello che è successo.